tre giorni di spiritualità e profonda devozione a San Cataldo per la presenza dello scapolare di San Giovanni Paolo II. La visita è stata curata dall'Associazione San Giovanni Paolo II con il suo presidente onorario, Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, e il presidente Gaetano Alù. E lo scopo della nostra associazione è quello di celebrare la figura del Santo Padre tramite l'organizzazione di convegni, seminari, incontri, ma anche pellegrinaggi. Normalmente abbiamo due incontri fissi in un anno. Uno è la domenica dopo Pasqua, dedicata alla Divina Misericordia, l'altro è il 22 di ottobre. Perché questi incontri fissi ogni anno? Perché la Divina Misericordia è stata una festa istituita dal Santo Padre e il 22 di ottobre la Chiesa ricorda la memoria liturgica del nostro amato Papa. Quindi in questi due giorni abbiamo da sempre organizzato dei convegni per parlare del pontificato del Papa, dei miracoli che ha fatto il Papa, quindi tutti, come dicevo prima, finalizzati a celebrare la figura di questo grande Papa. Accoglieremo la reliquia dello scapolare di San Giovanni Paolo II, che ha indossato per tutta la vita e che non ha tolto mai, neanche quando ha avuto l'intervento, e per questo anche si è macchiato di sangue. È un segno di protezione e di predilezione, un segno con il quale si vuole incamminarci nel cammino della santità. Lo scapolare è stato accolto nella chiesa madre di San Cataldo con un grande applauso da parte dei fedeli guidati da Don Biagio Biancheri. Subito dopo la Santa Messa, presieduta dal carmelitano padre Lucio Zappatore, la reliquia è stata portata in processione verso la chiesa di Sant'Antonio Abate. La visita arriva al suo momento conclusivo dopo un programma fitto di appuntamenti lunedì mattina con la Santa Messa nella cappella del Collegio di Maria. È importante perché fa vedere la grande devozione che San Giovanni Paolo II aveva per Maria, questi tutti lo sapevano, ma in particolare per la Madonna del Carmine. Lui ha dichiarato che da quando era bambino portava sempre lo scapolare della Madonna del Carmine. Sotto l'abito bianco il Papa portava lo scapolare. Quando gli spararono lo scapolare rimase insanguinato. E allora il Papa, anche entrando in sala operatoria, chiese di non togliergli lo scapolare. Per lui era l'attaccamento, la devozione, l'amore filiale verso Maria.